su quest'isola nascono quasi 3.500 bambini all'anno, il che significa che un romano su sette nasce qui, al centro di Roma. Noi diciamo sempre, un po' scherzando, ma non troppo, che nascere qui significa nascere dove è nata Roma. I bambini che nascono presso il nostro reparto è sostanzialmente stabile. Quello che è cambiato invece è tantissimo la platea. L'età media in cui le donne hanno un bimbo in Italia è quasi 32 anni, mentre invece da noi è ancora di più, perché siamo al centro di Roma. Quasi una donna su tre nel mio reparto è sopra i 40 anni, e molte di queste donne hanno dovuto ricorrere alla fecondazione assistita. Per la maggior parte delle coppie, delle donne, delle famiglie sarà anche l'unico figlio purtroppo che faranno. Quando abbiamo qualcuno che è al di sotto dei 25 anni, noi siamo sinceramente strabiliati. Nel 2020 sono nati 15.000 bambini in meno rispetto al 2019, nel 2021 se ne aspettano meno 20.000. Lei come se lo spiega questo fenomeno? In due modi. Uno, è una tendenza che è data da molto tempo ed è determinata dalla crisi economica. L'altra, che ha accentuato questa tendenza già in corso, che è la pandemia da Covid. La cosa più meravigliosa che un essere umano possa fare, più creativa in assoluto, è avere un altro essere umano, e questa creatività richiede una speranza sul futuro. Se la speranza del futuro muore, tutto il paese muore, tutta la nazione muore.